partirei da una cosa che hai detto tu del tuo film. Pare parecchio Parigi. È un film bellissimo, non sembra neanche tuo. Mi ha fatto molto ridere, visto che l'hai presa come un complimento. Allora volevo capire, uno, perché l'hai presa come un complimento, e due, perché hai detto che era il film da fare in questo momento. È il film da fare in questo momento per un fatto di età, per un fatto che è il quindicesimo film, per un fatto che certe dinamiche comiche le abbiamo già tanto raccontate. Lo è comico, ma si spinge laddove io negli altri film avevo solamente aperto una piccola finestrina, che è la finestrina dei sentimenti. Qui invece si spalanca a un certo punto una porta. Ognuno è il film che fa nel momento della sua età, e questo è il momento in cui questo mio amico, pensando di farmi appunto un complimento, mi ha detto: è un film molto bello, non sembra neanche tuo. Non sembra neanche tuo, poi l'ho capito e ho elaborato il complimento apparentemente offensivo, perché non ci sono quelle caratteristiche che prendono il sopravvento. Il film è cannibalizzato a un certo punto dal sentimento dei tre fratelli che vogliono cercare una carezza mai avuta dal padre, e lì bisogna essere seri, capito? Bisogna essere comunque credibili. Ovviamente la parte comica, insomma, ci sono qui due dei tre, dei tre fantastici quattro, mettiamola così, insomma. Top four. Esatto. Ed ero curioso di sapere da loro due, visto che è un film in cui si parla anche di, in qualche maniera, di libertà, e c'è una frase molto importante sull'ascolto all'inizio, anche se passa un po'. Lui dice che vi ha ascoltato molto, che era tormentato da questo vostro vociare, ma poi nella pratica ha dato seguito a questo ascolto, o vi ha in qualche maniera tagliato troppo, visto che poi il montaggio lo decide lui? Che cos'è che... Forse è rimasto fuori del film. No, ma è stato facile, perché la sceneggiatura già era buona, quindi non è che abbiamo rivoluzionato. Lì, per deformazione professionale, veniva un'improvvisazione, una cosa che veniva vagliata gerarchicamente, giustamente, dal regista, se andava, poi ci siamo solo divertiti, ma in realtà siamo stati molto fedeli alla sceneggiatura. No, devo dire che quando ho visto il film, anzi, io mi sono profondamente commossa, come quando ho letto la sceneggiatura. No, Leonardo è molto naturale, assolutamente dedito all'ascolto, e in maniera totalmente autentica ci trovavamo in linea con la comicità e anche con questa commozione, perché siamo molto caustici entrambi, molto sarcastici, però... probabilmente siamo stati tutti e due, io parlo per me, commossi, toccati anche da questo epilogo, dalla modalità di racconto. Quindi ecco, un po' come succede quando si ha fame, si ha sete, semplicemente entrambi abbiamo assecondato quelli che erano i nostri bisogni. L'hai detta bene. Detta bene. Anche perché... io ogni tanto mi ripeto nelle risposte, te le fai originali, ai tuoi colleghi, le ha fatte sempre secondo che cosa cambi? Niente, proprio perché io ti ascolto, ti ho ascoltato. Vedi. Io ascolto meno di te. Ti ascolti, però essendo un pochino più sì, anziano, tu ripeti. Perfetto, vedi? Mi sembra un bel quadretto. E restando sul film, su un altro dei temi chiave, è questa diciamo, dicotomia tra rimorsi e rimpianti. Per cui, se mi permettete o se vi va, vi porterei un attimo fuori dal film e vi chiederei qual è, più che il rimorso, qual è il rimpianto che magari vi è rivenuto in mente facendo questo film? Io ad aver chiamato loro due. Io proprio, cioè, me ne sono accorto il primo giorno. Il primo giorno ho detto: che toppata, mamma mia, specialmente la Francina. Però ormai non potevo tornare indietro, ho chiesto al mio avvocato, ho chiesto alla produzione, ho detto: quanto c'è da pagare? Però insomma era molto alto. Per quanto riguarda invece nella vita anche voi, ma no, guarda, nella vita ho avuto al limite il rimpianto di non avere certi colori che ho ammesso da un'età in poi di non avere.
certi slanci, certi entusiasmi durati, come dice il poeta, durati veramente poco. Mi sarebbe piaciuto invece avere un altro tipo di carattere. Laddove fino ai 40 anni pensi, cambierò, ce le avrò, tardivamente riuscirò a essere più generoso, sono un pochino più gretto, ecco, no, io quello, però in realtà è una presa di coscienza di come tu sei stato nella vita. E perché ormai a 58 anni non credo di avere grandi margini di cambiamento, se non in peggio. Rimpianti tu? Rimpianti? No, io devo dire che sono cioè, tutti quelli che potevano essere dei rimpianti in realtà sono arrivate a costituire quella che sono, quindi non, i rimorsi e i rimpianti sono dei passi che mi hanno portato fino qua, quindi appunto per me quello che avviene conviene, ho cercato sempre di ascoltarmi, sono molto felice di quello che, di questo panierino che sono. Mi piace molto quello che avviene conviene. Ti piace? Sì, molto, ma non è tua. Sì, è tua, mia. Sei sicura? No, sono certo, sono sicura. Chiedevo fosse in Nino. No, era mia. È una cosa fresca, proprio una cosa fresca. Venerdì scorso sono andato in cartoleria. Ho visto c'era una spillatrice. La spillatrice. Ho detto, ce l'ho a casa, perché non ho comprato altre cose. Sono andato a casa, non ce l'avevo. E allora rimpiango. Poi è molto utile la spillatrice. Che dovevi fare? Che dovevi fare? Spillarci. E poi ho detto, dovevo comprarla. E c'è sto rimpianto, vediamo se posso risolvere il problema andando a comprare. Se è rimasta, e se ora non c'è più. Perché poi era proprio quella che volevi, più, diventa un rimorso. Te la ricordo, esatto. Diventa un rimorso. Se la differenza tra rimpianto e rimorso. Vabbè, rimedieremo facilmente. Intanto vi ringrazio e vi faccio i migliori auguri, in bocca al lupo, quel che sia. Crepi e avanti tutta. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao.